Ultimi lavori di messa a punto per la Great Wall Over 5 WRC dell'R Motors Team di Palermo, che dal 14 al 17 marzo prenderà parte all'edizione 2013 dell'Italian Bahia, gara di apertura dei campionati mondiale e italiano cross country rally. Giusto un anno or sono, sempre a Pordenone, ci fu il debutto assoluto, con la vettura, equipaggiata con un motore Mitsubishi 3.2 turbo diesel, portata in gara dal presidente del team, Riccardo Milazzo. Molte cose però sono cambiate da allora, come spiega Massimiliano Monte, titolare della Monte Rally Engineering di Novara. La vettura da quest'anno gli abbiamo portato dal motore diesel a benzina, portandola a 3.5, e diminuendo la vettura di circa 100 kg. Abbiamo modificato sospensioni, bracci, cambio, posizionamento del motore, dove siamo riusciti col posizionamento molto arretrato a portare il 58% di peso sul posteriore e il resto sull'anteriore. La vettura è ottima, abbiamo visto nei test che reagisce molto bene a tutte le modifiche di assetto, sperando una buona gara al Bahia, che è la sua gara praticamente del debutto con questa versione. A Pordenone quest'anno la Great Wall sarà portata in gara da Claudio Petrucci e Paolo Manfredini, da anni equipaggio di primo piano del cross country italiano, nonché del monomarca Suzuki Challenge. Dopo aver percorso qualche chilometro, ecco le prime impressioni di pilota e navigatore. La macchina sembra che ha un buon potenziale. Adesso andremo a fare un piccolo test e vediamo un attimino poi di tirare fuori quello che di capire un attimino com'è. Insomma, prende soprattutto la mano, perché è una macchina molto, molto prestante, sembra. Beh, diciamo che il primo approccio che ci ho avuto è stato positivo, come ripeto, e mi ha dato una buona impressione. Secondo me facciamo un bel salto di categoria e vediamo un po', bisogna poi comunque approfittare del mezzo, quindi cerchiamo di comprendere un pochino tutto e poi vediamo. Noi ce la metteremo tutta, Claudio guida bene, si sa, se la macchina è com'è dalle aspettative potremmo fare un buon risultato, poi vedremo. La Great Wall Over 5 WRC è stata poi provata a fondo e con ottimi risultati all'interno di una cava, su di un percorso preparato per l'occasione.
cambiate niente. Comunque è da anduri tanto. Tanto? È da sì, perché poi ho provato a passare. Provato a passare lì sul bordo, c'era un canaletto, che ho provato a fiarlo con la ruota e senti che ha dato troppo un colpo forte sullo stesso, era un piccolo. Infine un'occhiata al futuro, perché è un programma ambizioso quello che il presidente R Motors, Riccardo Milazzo, ha ipotizzato per la sua Great Wall. Come già detto, il debutto sarà all'Italian Bahia di Pordenone. E poi? Poi probabilmente proseguirà tutto il campionato italiano per quest'anno. L'anno prossimo si vedrà. Dello stesso avviso anche il preparatore, che seguirà la vettura per tutta la stagione. Sì, la vettura praticamente rimane un work in progress, ogni gara avrà delle modifiche sostanziali o parziali per riuscire a portare la vettura più possibile a livello mondiale e per riuscire a fare ottimi risultati nel campionato italiano contro molte squadre ufficiali che hanno sempre ben figurato nel campionato italiano. The raindrops fall.